Vi ho già presentato i musicisti? No, non mi ricordo. È l'età, eh. Ok. Questa chitarra? Originale? O è sempre di quello lì sotto casa? Ok. Catch the fastest train I see. Going to the station, catch the fastest train I see. Hope you find my babe. I know that she just got here to be. Please tell me, babe, what you got on your mind? Tell me, babe, what you got on your mind? But I'll tell you that I'm sorry. Amici del Delta Blues, amiche del Delta Blues, è arrivato il momento delle presentazioni. Non c'è una band di blues degna di tal nome se non c'è una sezione ritmica degna di tal nome. È per me un piacere presentare per la prima e spero non ultima volta qui al Delta Blues un amico che, pensate, lui arrivava da bambino, proprio piccolo ai concerti della Treble Blues Band. E diceva al papà, tirandogli per le maniche: papà, andiamo via, dai. E papà: no, dai, aspettiamo ancora il prossimo brano. Ma a me il blues non piace, tirava il papà, no. Alla fine si è ritrovato a suonare proprio con quella band che lui non amava tanto da bambino. Signore e signori, per gli amici è chiamato Guido Nardi, ma in realtà lui si chiama Alberto Catasso. Alle percussioni, all'asse da lavare, un grande musicista che arriva dalla città del sole, Biella. Lives, perché ridete, dai, cioè, poi si offende. Quando presento il batterista, l'ho detto tante volte, vi dovete abbassare, a parte il fatto che mi sembra che ti stiano chiamando la macchina è tua. Signore e signori, voglio qualcosa di straordinario. Alla batteria, Massimo Serra!
c'è sempre uno, fatevi dare il nome e non viene più al concerto del Delta Blues. Dai, cioè, siamo sulle presentazioni, poverino, dai. Sulcis, come dicono in Sardegna. È un piacere per me presentare, anche lui è arrivato nella Travis Blues Band che era poco più che un ragazzino, e lui mi telefonò un giorno e mi disse: signor Travis, io conosco tutti i brani di Robert Johnson. E io gli ho risposto: oh, per la misericordia. Morale della favola, abbiamo fatto questo provino, è andato bene, ha pagato una discreta cifra per il primo concerto e da circa 20 e passa anni è con me. Io potrei raccontarvi tante tante di quelle storie, ma anche no, e quindi vi dico solo una cosa, che per me è un piacere festeggiare il quarantennale della Travis Blues Band, non solo al Delta Blues con gli amici del Delta Blues, con questo grande pubblico, ma anche con l'amico Alex the Kid Gariazzo. Festeggiamento totale questa sera. Noi stiamo portando in giro un tour che appunto ricorda i 40 anni di attività di un personaggio come lui, che ha iniziato appunto quando in Italia suonare blues era veramente anticonformista, perché andavano di moda altri generi, sicuramente il cantautorato, il prog, eccetera, tutt'altra cosa. E lui invece, con la sua caparbietà, la sua voglia di far conoscere questo genere musicale, la sua grande energia, la sua grande simpatia, ha continuato negli anni e tuttora continua a coinvolgere il pubblico di ogni età e... È veramente duro presentarlo ogni sera, nonostante sia un personaggio che ha fatto la storia del blues, e sia un grande piacere, un grande onore condividere il palco con lui. All'armonica, alla voce, alle presentazioni, the one and only, il Puma di Lambrate, Mr. Fabio Travis! Thank you.
gli amici del Delta Blues, Villo Claudio, i nostri tecnici, Alberto, grazie, Guido al banco, ai gruppi che ci hanno preceduto, Corina, Villo, Gianni Ruggero, soprattutto Susanna, senza la quale non ci sarebbe la Treve Blue Band. Grazie, grazie a tutti voi, vi vogliamo bene. Fabio Treves! Amiamo il blues, grazie, grazie a tutti voi.